Allora, noi stasera proviamo non a fare un'antologia dei ritratti che Geoff Dyer fa di questi grandi solisti, ma a suggerire al pubblico questo mondo nel quale lui riesce a sposare bene il vissuto di questi uomini e la loro continua ricerca per innovare questo grande linguaggio della musica che è il jazz. Lester Young, che abita nella mia anima sotto molteplici forme, stasera rivivrà, visto che è stato dipinto da Jeff in questo meraviglioso libro che ha segnato la mia giovinezza artistica. Essendo Jeff anche un amico di vecchia data, sono particolarmente emozionato. Al momento dell'uscita in Italia del suo libro, perché io partecipai alla tournée di presentazione del libro, suonando in giro in varie librerie italiane, e poi Jeff scrisse le note di copertina per il primo disco a mio nome, e sono le note di copertina più belle che io abbia mai avuto. Si rendeva conto di avere su di sé tutta l'attenzione di quella piccola corte poco affollata, un bel pubblico di fessi, eppure pendevano tutti dalle sue labbra. Come in un assolo dovevi raccontare una storia, cantare loro la canzone che volevano sentire. Lo guardavano tutti. Più loro si concentravano su quello che diceva, più lui parlava lentamente, a bassa voce. Lasciava le parole in sospeso, indugiava nel bel mezzo di una frase. La cantilena della sua voce li avvinceva, li catturava. La loro attenzione gli parve d'un tratto così familiare che si aspettava di sentire il tintinnare dei bicchieri, lo scricchiolio del ghiaccio tirato fuori dal secchiello, le volute di fumo, le voci. È bellissimo suonare questo festival con questi amici, con Emanuele, Flavio, Enzo, Ares, Elga e Peppe, che è un artista straordinario, raccontando di questa storia da cui mi sento un po' legato, anche perché io ho lavorato tanti anni con il contrabbassista di Ellington, e quindi vedere Duke che racconta, che pensa queste cose, ho ritrovato molti dei racconti che mi faceva questo Jimmy Woody, che era il bassista di Duke appunto, e molti dei personaggi descritti da Jeff Dyer in maniera veramente accurata, poetica, ma era proprio così. Quindi entrare in questo libro, che io ho scoperto per caso perché un mio amico me lo regalò, e l'ho letto e tutto d'un fiato, e mi sono ritrovato in un sacco di storie che avevo già sentito, però messe in una forma poetica veramente eccellente, ed è veramente una bellissima esperienza. Faccio la parte di Harry Carney, la parte femminile di Harry Carney, è un mito chiaramente, però anche i musicisti con cui suono oggi sono dei miti, per cui per me è un grande onore suonare con loro. Sì, sempre.